Presidente, buongiorno a Stefano Cianciotta, economista. Che non ha assistito al parto, non ha assistito detto, al parto, lo stavo specificando prima. Anche perché poi molti si interrogano sul dopo parto, che insomma potrebbe creare qualche... È chiaro, al preparto, ma non al parto. Allora, da quest'anno le politiche per la famiglia prevedono un aumento dei giorni di congedo obbligatorio per i padri. Di che cosa si tratta? Sì, proprio in relazione a quello che diceva Quilici, all'evoluzione nel rapporto anche all'interno della famiglia tra il padre e i figli, finalmente la normativa italiana ha fatto un piccolo passo in avanti per adeguarsi anche alle altre normative europee. Le novità saranno introdotte dal 2018 e i giorni di congedo da 2 passeranno a 4, quelli obbligatori, quelli facoltativi saranno 3. Quindi dal 2018 sostanzialmente al padre sarà data una settimana. Un po' di meno rispetto a quello che anche il presidente dell'INPS Boeri aveva chiesto, cioè di portare a 15 giorni il congedo parentale. Siamo un po' distanti dal resto dell'Europa dove la media è di 10-11 giorni. Ah, ecco. Però questo congedo obbligatorio piace, ma secondo la DOCSA solamente 2 papà su 10 ne usufruiscono. Perché? Perché non si conosce l'esistenza? Perché ci si vergogna? Allora, credo che da una parte ci siano ragioni anche culturali. Pensate soltanto che la Germania è il primo paese europeo che ha introdotto il tema del congedo di maternità, quindi ha introdotto il tema all'interno dell'agenda politica, lo ha fatto nel 1891. In Italia il congedo di maternità è stato introdotto nel 1971. Quindi c'è da una parte un ritardo culturale, dall'altra credo che ci sia un problema legato anche alla definizione del rapporto di equilibrio economico all'interno della famiglia. Questo decennio passato inevitabilmente ha ricreato un perimetro sotto il profilo proprio del rapporto anche all'interno del nucleo familiare, perché soprattutto le famiglie monoreddito hanno inevitabilmente dovuto far fronte a una serie di problemi, e questo inevitabilmente si è tradotto in ulteriori elementi. Fate figli, però mettimi però nella condizione di fare figli. Vi do un dato, per esempio, le famiglie del Belgio e della Germania hanno avuto, quindi famiglie del nord Europa, un aumento significativo del doppio rispetto ai congedi di paternità. In Italia siamo ancora in ritardo. Un po' indietro, va bene, speriamo di recuperare.